Bentornati al format su YouTube di Pillole di Calcio, dove insieme al tattico Michele Tossani analizziamo appunto in pillole la Serie A. Ma prima di cominciare, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato. Oggi parleremo del Cagliari di Maran. Come sapete, il Cagliari ha cambiato allenatore, ma fino ad oggi, fino a quando c'è stata l'interruzione del campionato, Walter Zenga non ha potuto sedersi nemmeno una volta sulla panchina dei rossoblù. Anche il Cagliari, che troviamo in classifica 32 punti come il Sassuolo, è tra quelle squadre ad aver giocato una partita in meno. Il 4-3-2-1 è stato il sistema di gioco utilizzato maggiormente da Rolando Maran, che ha anche utilizzato il 4-3-1-2 e il 5-3-2. Il Cagliari ha iniziato la stagione benissimo, collezionando una serie di vittorie contro squadre importanti. Ricordiamo soprattutto le vittorie fuori casa con il Napoli e l'Atalanta. Poi però qualcosa si è inceppato e sono emersi problemi, a cominciare con il pareggio contro il Lecce a fine novembre. Ma si è veramente inceppato qualcosa? Al termine del girone di andata, dopo 19 partite, il Cagliari era al sesto posto in classifica con 29 punti e una media punti di 1,52 a partita. Gli expected goal, che analizzano la qualità della fase offensiva, erano 20,33, non molto alta, anzi. I gol effettivamente realizzati invece ben 33, per una over performance di 12,67, dove per over performance riteniamo la capacità di trasformare in gol un'occasione che, in base a dei parametri, non ha molta possibilità invece di realizzazione. Per quanto riguarda il PPDA, che analizza invece l'intensità del pressing in non possesso palla, era piuttosto alto, di 11,66. Quindi la squadra di Maran in non possesso palla faceva giocare la squadra avversaria. Oltretutto, per quanto riguarda gli expected goal against, cioè gli expected goal subiti, erano di 32,65, che decretano veramente una fase di difensiva di non altissima qualità. Vediamo invece che cosa succede nel girone di ritorno. La squadra ha giocato le prime 6 partite prima dell'interruzione, totalizzando 3 punti per una media a partita di 0,5. Il PPDA rimane invariato, non è quindi cambiato il rendimento difensivo della squadra. Gli expected goal sono di 10,24 e sono addirittura migliorati con 8 squadre alle spalle. Mentre, ed è questo il dato fondamentale, gli expected goal sono drasticamente calati, con 9,49 per 8 gol realizzati. Qui possiamo vedere la media punti a partita: all'andata 1,52, al ritorno 0,5. A cambiare è stato il rapporto fra expected goal prodotti e gol realizzati. La squadra di Maran in 6 partite ha prodotto una media partita di XG di 1,58, mentre la media partita di expected goal nelle prime 19 partite era pari a 1,07. Quindi quella che è cambiata è l'efficienza realizzativa, cioè il numero di gol realizzati e XG prodotti e expected goal prodotti. All'andata il Cagliari aveva un'efficienza realizzativa di 1,62, al ritorno 0,8. Quindi Walter Zenga probabilmente cercherà di dare più efficacia alla fase offensiva della sua squadra, che deve creare di più e deve anche creare meglio. Andiamo quindi a vedere la fase offensiva della squadra di Maran. Qui abbiamo preso come punto di riferimento la partita giocata in casa contro la Roma. In fase di costruzione, il Cagliari alterna la costruzione diretta alla costruzione bassa. Qui vediamo il difensore centrale Klavan che porta palla e davanti a sé ha proprio i tre centrocampisti schierati. Il Cagliari, infatti, come si vede, crea subito superiorità numerica di 7-4 nella propria metà campo. Un'opzione diversa di costruzione è il mediano basso, di solito Cigarini, ma nell'occasione contro la Roma Oliva, che si abbassa e viene a prendere palla tra i due centrali di difesa. Lo sviluppo della fase offensiva avviene per lo più per linee esterne, sfruttando il difensore laterale che può giocare dentro il campo, come vedremo nella prossima slide, o può giocare in profondità oltre alla linea avversaria.
Ecco un esempio di sviluppo del gioco alternativo in zona di costruzione. In questo caso Cacciatore cerca dentro Nainggolan, i due attaccanti invece cercano la profondità, mentre Oliva, dopo una rotazione dei centrocampisti, ha preso il posto del centrocampista interno e si è allargato, garantendo quindi l'ampiezza. In fase offensiva il Cagliari utilizza spesso il cross, con una media di 17.12 a partita, ed è infatti quinto in questa classifica della Serie A. Vediamo ora di analizzare appunto in pillole la performance di quello che è uno dei giocatori fondamentali di questa squadra, quindi il belga Nainggolan. La sua heat map mostra che la zona di preferenza in cui operare per il giocatore è sicuramente il centrodestra. Nainggolan è ottavo per quanto riguarda la classifica degli assist di tutta la Serie A. Oltretutto, l'importanza di questo giocatore nell'economia del gioco del Cagliari è confermata da questo dato, che vede il giocatore decimo nella classifica dei passaggi ricevuti a partita. E qui vediamo Nainggolan operare nella sua zona di preferenza, generalmente lavora dietro la linea offensiva e offre passaggi chiave, assist o andando direttamente a concludere, con una media di 2.86 tiri di media a partita. Finisce qui la pillola di oggi, spero ti sia piaciuta, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, iscriviti al canale e cliccando la campanellina rimani collegato con noi e aggiornato. Ciao, alla prossima, grazie!